Una grande semina per un raccolto scarso. Il Taranto costruisce una mole di gioco titanica, ma la Paganese segna e vince. I rossoblù sprecano l'occasionissima per il pareggio, ma Ivano Pastore sbaglia. Questo in estrema sintesi il bilancio della gara giocata contro la squadra di Capuano. Taranto senza Dionigi e Paolucci, in avanti coppia inedita formata da Caturano, in ombra è Marolda. La corsia mancina di centrocampo è affidata ad un vivace Carrozza, dall'altra parte Cazzola, al centro Sciale e Giorgino, alle loro spalle la classica difesa. Andiamo alla cronaca. Al sesto minuto Carrozza crea una buona azione ma poi spreca tutto. Al 17° contropiede del rossoblù, cross di Cazzola per Carrozza che interviene di testa. Caturano si trova il pallone sulla fronte, manda alto. Al 25° episodio dubbio in area paganese, vanno giù due giocatori del Taranto. Sulla ribattuta c'è Sciala, la cui conclusione è rimpallata da un difensore campano. Un minuto più tardi rasoterra ancora di Carrozza, sfera a lato di poco. Tre minuti dopo la mezz'ora calcio di punizione di Pastore, il portiere della Paganese Pantanelli interviene con i pugni. 41° cross di D'Alterio per Sciala, stacco di testa sulla traversa. Dopo 60 secondi, inarrestabile discesa del motorino Carrozza, c'è Prosperi su in area, lo serve, ma il terzino del Taranto esplode il sinistro sul corpo di Pantanelli. Si va a riposo nella ripresa a doppio cambio per Capuano, dentro di Cosmo e Bacchi, fuori Mendille e Bombara. Dopo tre minuti il fulmine della Paganese, Tisci brucia tutta la difesa del Taranto e batte Nordi per la rete del vantaggio campano, gol poi decisivo. Il Taranto non ci sta e al sesto Carrozza, ancora lui, ci prova, conclusione respinta. Sulla ribattuta Marolda spreca l'impossibile ed è lo stesso attaccante ad uscire al 14° per lasciare spazio all'uruguaiano Barrotti. 17° tocco su punizione di Pastore per Prosperi, palla alta e dopo un minuto la risposta di Tisci, la sfera però non inquadra la porta di Nordi. Deli Santi cambia le ali, dentro Micco al posto di Cazzola con D'Alterio che avanza. Poi l'ultimo cambio di Bari al posto dell'ammonito Migliaccio. Al 36° l'azione che poteva essere decisiva. Caracciolo interviene su Caturano nell'area di rigore della Paganese. L'arbitro decide per la massima punizione. Dagli 11 metri Pastore, tiro a mezza altezza, ma Pantanelli vola sulla sua sinistra e neutralizza. Il Taranto accusa il colpo, ma Carrozza non molla. Come al 41° il suo mancino dal limite però è deviato in corner. 120 secondi più tardi e Pantanelli ancora protagonista. Colpo di testa di Caturano deviato da Barrotti. L'estremo campano mette il sigillo sulla vittoria. La Paganese rischia anche il 2-0 con il contropiede di Di Cosmo. Questa volta però è Nordi a chiudere la strada all'attaccante. Amarezza per l'ennesima occasione sprecata per vincere in casa in uno Jacobone chiuso al pubblico. E domenica si va a Perugia contro la squadra dell'ex rossoblù Agnello Cutolo.